Salve ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video qui su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione JAP. Signori, oggi hanno rilasciato un sacco, ma un sacco di informazioni inerenti al mondo di Dragon Ball, giustamente il mondo di Dokkan, e hanno rilasciato anche un LR incredibile e impressionante, oserei dire. Per quanto riguarda la squadra Gino, probabilmente avete visto anche dalla copertina di questo video. E allora andiamo in ordine. Prima di tutto è uscito il nuovo wallpaper, questo di Sandland, con lui che fa il saluto fascista. Si vede che è proprio una cosa di Akira Toriyama, fa fare la gente il saluto fascista, va bene. E poi abbiamo, eccolo qua ragazzi, il capitano. È uscita la LR del capitano Ginyu in tutto il suo splendore, ed è uscito giustamente come LR pullabile, non come LR free to play, come siamo stati abituati negli ultimi anni, dove all'interno delle squadre Ginyu c'era solo la LR free to play. Quindi è il nuovo LR pullabile, sembra puramente figa l'artwork, che io ancora non ho visto né le animazioni né il kit, quindi sono ancora così, vado un po' a sentimento, no? Vabbè, qua ci sono le animazioni, qua abbiamo il kit, adesso ce lo leggiamo pure. Allora, è Int, quindi Extreme Int. Abbiamo Leader Skill, Ginyu Force, Special Pose, Ki più 4, HP Attack Def 150. Ok, è un LR vecchio stile, tipo, cioè non è una nuova LR 200%, ok, quindi vecchia LR. 12 Ki, Great Resist Def per un turno, causa Colossal Damage e Stun, ok. 15 Ki. Ah, quindi abbiamo un intermezzo tra la 12 e la 18. Great Resist Attack e causa Colossal Damage. 50% un addizionale effetto tu di attivare quando la def. Ah, perché hanno messo adesso una nuova tipologia di effetto sulle carte, che tipo adesso ti dice quando c'è la DR attiva, quando c'è la def attiva e così via. Vabbè, quello in realtà già c'era, mi pare, quando c'è il buff alla def. Però tipo adesso c'è il fatto della DR. Se l'hanno messa dopo ve lo faccio vedere. E quindi qua ti dà un addizionale 50% di fare un additional di una special, credo, a sto punto. Quando c'hai la def che è aumentata, tipo, una cosa del genere. Non ho capito sta parte. 18 key, massi di resist attack and def per un turno, cosa mega con la salta amici, e risale attack and def. A parte cioè degli altri, non di questo personaggio, del 30% per un turno. Vabbè. Alla fine da primo slot se può giocare, dipende un po' se c'ha qualche passiva che gli permette di giocare da primo. C'ha l'entrance quando ci sono 5 più special pose, quindi vabbè, in realtà la categoria special pose si sta riprendendo con tutti questi Ezza che stanno uscendo, quindi ci sta. Poi c'è anche top come leader. Start attacking 2, vabbè, che chi più 3 attacca def 150 per fare una additional super attack per il resto della battaglia e per 3 turni. Tutti gli aliati attacca def 25%, a parte questo personaggio, quindi agli altri. Chi più 2 attacca def 150, guardia attiva contro tutti gli attacchi, attacco super efficace contro ogni tipo, se tutti gli alleati che attaccano allo stesso turno sono special pose. Visione di danno ricevuto del 7% prima di attaccare, ok. E chance di fare un crit del 7% quando attacca. Per special pose cade grande, quindi prima di attaccare, quindi da primo slot tanca, diciamo, c'ha guardia, c'ha DR 35% massimo. Sia di crit che di DR. Special boss category, gli alleati. Attacca def più 25% per due turni dopo che il personaggio ha collezionato Orb Int o Rainbow, credo. Anche perché qui non c'è un numero scritto. Se non attacca def più 50 nel turno in cui colleziona Orb di ogni altro tipo oltre a Int. Quindi o buffa gli alleati o buffa se stesso. Ok, un po' particolare, però sicuramente Special Pose si gioca. È fisso da giocare in Special Pose. L'Active si attiva dal terzo turno dalla sua prima apparizione. E se c'è Ginyu Force, Category Character dal quinto turno dalla prima apparizione. Ah, allora, dal terzo turno se c'è un altro Ginyu Force dovrebbe essere. Oppure dal quinto turno, quando c'è un altro special pose, una sola volta. Per il resto della battaglia, ecco perché c'è tutta sta limitazione. Un ulteriore buff alle stats, tipo alla Kid WSTR. Attack def più 25%. E a tutti gli alleati incrementa attack def più 15%. Fortissima sta active. Porca troia, bella sbroccata sta active. Buffa le stats al personaggio e buffa gli alleati fisso. Mamma mia.
Tanta roba l'acti, porca troia. Minchia, Special Pose è pompatissimo questo Ginyu Force, per carità, Special Pose attualmente se gioca top, se gioca Gotenks, quindi i Link fanno un po' pena. Però comunque, si dà i chi di base, no? Ce l'ha comunque un bel po' di chi di base. E comunque non dovrebbe linkare malissimo. Poi se non fa la 18 chi, comunque c'ha sta 15 chi che io devo capire di preciso che fa. Però dovrebbe essere un altro additional special, tipo una cosa del genere. Poi da primo slot c'ha DR, guardia. Diciamo che nel complesso, ragazzi, è una buona LR, assolutamente. Da vedere un po' come link nel team. Perché comunque è vero che gli special post ci stanno anche gli altri geni, però devono ricevere gli Ezza barra comunque non è 100% affidabile. Però, ragazzi, veramente una grande LR sembra. Forte, forte, forte. Poi abbiamo... andiamo avanti perché sennò qua non finiamo più. Abbiamo le animazioni, quindi adesso ce le vediamo un attimo. Allora, da come ho capito, sto qua c'ha 4 special, tipo. Però io non ho capito come si fanno a triggerare ste special. Allora, la prima è Rock Paper Scissor to Determinate Fight, va bene. Rock Paper Scissor to Determinate Fight è la stessa identica cosa, Special Fighting Assault. La 18G dovrebbe essere l'ultima che abbiamo visto. Tutto il resto credo che partono a caso. Quindi tipo è una percentuale che si triggera una e una percentuale che si triggera un altro, credo. Dovrebbe essere una cosa del genere. Quindi hai 4 special che possono triggerarsi. La entrance l'abbiamo vista, quello del fumo là che usciva da dietro è l'active. Dovrebbe partire così a caso. Fatemi sapere sotto nei commenti se voi ci avete capito qualcosa di meglio, ma dovrebbe essere così in teoria. Però porca troia, è bellissima. Le animazioni sono di una bellezza clamorosa. Non vedo animazioni così belle da una vita. Ma è proprio divertente, cioè, guarda qua. Ma poi che cavolo c'entrano ste rose? Io non mi ricordo se nell'anime c'erano, ma mi pare di no, dai. Sembra un PNG fatto mamma. Una mimata assurda, vabbè. No, no, basta, basta, qua abbiamo visto. Hanno messo già il capitano, quindi appena è possibile lo proviamo anche sul canale. Pettano, corcazzo. Hanno messo la Legendary Summon sul Global, che probabilmente pulleremo, non lo so, non credo, probabilmente mi prendo Goku direttamente con i coin, visto che è l'unica LR Legendary che io ancora non ho preso, quindi me lo prendo con i coin e mi risolvo il problema. Poi la chain, ragazzi, l'ultima chain, godetele, godete dell'ultima chain, Petra l'abbiamo vista di nuovo. Il 17 aprile... ci sarà, beh, hanno annunciato che ci sarà il Golden Week teaser trailer. Vabbè, quello si sapeva. Il Freeza Legendary Event l'abbiamo visto. Poi pare nient'altro. Vi volevo far vedere il fatto della meccanica. Se riesco a trovarvelo, però, qua. Ah, pure il Super Ezza di Gotenks. Vabbè, credo che lo avete visto. Io non ve l'ho fatto. Non ve l'ho analizzato. Ve lo posso anche analizzare, non è un problema. Questo è il nuovo Super Ezza di Gotenks. Quindi i Super Ezza usciranno un po' a cazzo di cane. Non in ordine di uscita, diciamo, degli Ezza. Quindi adesso tocca a Gotenks. Anzi, adesso vi dico anche quando esce di preciso. Allora, signori, domani uscirà il capitano, mentre fra 2 giorni e 20 ore tipo uscirà Gotenks. Quindi fra più o meno quasi 3 giorni Gotenks e domani il capitano. Vi siete fatti anche un'idea. Allora, quella era la passiva prezza, quella riga là sopra. Cioè, cioè passiva con lezza. Adesso è la passiva con super lezza. Super lezza.
Attacca def 150 all'inizio del turno, attacco più 200, def più 100 quando performa una special. Super Class Alice, def più 33, Extreme Class Alice, def più 33 per 3 turni dalla sua prima apparizione. Quindi anche buffer. È vero che per i primi turni... Oddio, in realtà può servire per i primi turni per quei personaggi che si devono setappare, no? Quindi non è male. Attacca def più 100 quando il key è 11 or less. Quindi ricordiamoci che sto Gotenks c'ha 3 special. Dal 9 key mi pare 11 key e 12 key. Attack and Death più 50 per super attack performato, un massimo di stats di 150, quindi con 3 special è staccato al massimo. Chance di performare un crit, riduzione di danno ricevuto del 50% se il suo key meter è 11. E tutti gli alleati che attaccano lo stesso turno hanno collezionato orb. Vabbè, una cappellata sta roba, ce l'hanno messa giusto per più che altro contro quegli eventi che non prendi le orb, tipo ti cambiano le orb in cioccolata, tipo una sergere. Hai più chance di evadere gli attacchi nemici e un addizionale del 33% di chance di evadere gli attacchi nemici quando performa una special, se il key meter è 12. Allora ragazzi, sto qua con la 11 key, è un muro clamoroso, DR del 50% con il maggiore delle stats che si trova con ogni special lanciata e tanta roba. Poi comunque c'ha di base, lo potete buildare anche full leva se volete, anche se poi non sfruttate però il crit. Quindi di base, allora, il personaggio sarebbe forte se fosse fisso in 11 key, io già ve lo dico. Sto qua, soltanto linkando con il Goten Seed, mi pare che gli riscambia 5 di key, perché Fused Fighter, tutta la category, letteralmente questo qua era in perma 11 key, o almeno, a meno che non hanno patchato qualche link, cosa impossibile, e sono sempre lì, questo qua si prende più 5 key soltanto linkando con un altro personaggio Fusion. Quindi letteralmente è in perma 11 key e voi purtroppo non potete andare in 11 key perché un'orba la dovete prendere per forza e quindi siete obbligati ad andare poi in 12 key. E diciamo che se non avessi avuto il fatto che è in perma 12 key, sto qua era veramente forte. Se potevi decidere tu quando andare in 11 o in 12, era sbroccato. Nei team in cui gioca o comunque nei migliori team in cui può giocare, purtroppo sta in perma 11 key, però sicuramente... è forte il personaggio, è forte, è meglio di tutti i Goten Super Sentry che abbiamo avuto adesso. Goten Sint non lo conto perché quello parte da base, diciamo. Quindi sicuramente è il migliore, vabbè, giustamente ha ricevuto il Super Ezza questo. Si aspetta il Super Ezza del fisico, assolutamente. Però sicuramente è una pecca sta cosa che lui è in perma 12 e non sfrutti al massimo la 11 key. Anche perché la forza del personaggio sta in 11 key, C'è anche un'addizione all'attacco da più 100 quando è in 11 key, quindi... Ai tempi la 11 key era sbroccata, adesso letteralmente sei obbligato a farla in 11 key. Però appena potremo metterci le mani sopra, la proveremo e vedremo insieme. Ecco signori, questa è la nuova icona che hanno messo. Questa è per... dovrebbe essere la DR in teoria. Quindi quando la stazza è bassa, quindi si è abbassata tipo la DR. E così se avete la DR alta, cioè quindi avete tipo la DR attiva. Dovrebbe essere questa la nuova icona che vi stavo dicendo prima. Poi per il resto nient'altro hanno messo di nuovo. Poi sempre le solite cose. Hanno messo le nuove cose delle quest. Vabbè, per ridere, non ci interessa a noi. Noi importanti ci danno le stone e amen. Signori, queste erano le news per quanto riguarda Dokkan per il momento. Sul Global hanno annunciato già che uscirà l'Ezza di Goten Sint fra 3 giorni, tipo. Quindi anticipano Goten Sint, ma perché giustamente entro luglio, tipo, devono comunque a luglio-agosto devono unire le due versioni. Quindi stanno rushando e cercando di far uscire quanti più contenuti possibili già stanno sul Jap, in modo tale che unificano le due versioni. Signori, io vi saluto, grazie mille come sempre per aver visto il video, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.